Ok, bene, ben trovati a tutti. Comincia qui la seconda diretta di TV Radicale. Un minuto voglio rubare alla conduzione che faranno Virginia Fiume e Claudia Sterzi da Roma, rispettivamente componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ma soprattutto è stata Virginia Fiume l'animatrice della TV Radicale durante la campagna elettorale per le regionali, e Claudia Sterzi, che è la segretaria dell'associazione radicale Antiproibizionisti. Voglio solamente dire una cosa: non guardiamo tanto ai numeri delle persone che stanno vedendo in questo momento questo programma o che sono in chat. La cosa importante è per noi produrre dei contenuti in questa fase sperimentale per poi successivamente renderli disponibili anche sul sito. Intanto salutiamo Americano che ci ha raggiunto in chat, pian piano la chat comincia a popolarsi e introduciamo immediatamente Virginia Fiume e Claudia Sterzi con questa fantastica animazione in 3D. Ciao Virginia, ciao Claudia. Ciao, Buongiorno. buongiorno a tutti. Allora, intanto io vorrei delle rassicurazioni, dovete essere pazienti, vorrei delle rassicurazioni da Americano per sapere se si sente tutto quanto, se si sente bene, se ci sono dei problemi, se va tutto quanto bene. Americano, rispondici, sei tu l'unico punto di riferimento in questo momento che ci può salvare. Ciao belli e belle, saluto anche Gianni Colacione, anche Gianni ci ha raggiunto in chat. Ok, si sente tutto bene, ci dice anche Antonio Borrelli. A voi la parola, ragazze. Una leggera euforia, perché questo titolo? Buongiorno. Buongiorno. Una leggera euforia, questo titolo è stato scelto perché una leggera euforia si parla di cannabis terapeutica e fa gli effetti collaterali che vengono citati come effetti collaterali negativi, mentre magari dai malati vengono vissuti come effetti collaterali non del tutto negativi. Si dice che i farmaci cannabinoidi come effetto secondario, appunto collaterale, diano una leggera euforia. E questo viene dai proibizionisti e da chi comunque vede nella cannabis terapeutica un cavallo di Troia per la legalizzazione o per la depenalizzazione delle droghe leggere, viene visto come un effetto quasi fosse negativo da eliminare o comunque da additare come pericoloso. Mentre molti malati ne hanno detto che invece per loro, essendo appunto persone malate, è ben venga una leggera euforia. E tra l'altro l'idea che ci piaceva anche rappresentare è il fatto di come nella nostra società, soprattutto italiana, ma anche in generale, tutto quello che è una leggera euforia, vagamente divertente, leggermente divertente, venga spesso non represso, magari come in altri regimi, però comunque guardato con sospetto. E quindi questo discorso che fa Claudia sulla cannabis terapeutica può valere per tutto quello che può causare una leggera euforia, e noi vogliamo dire perché no alle leggere euforie. Certo, è un po' l'atteggiamento di Giovanardi, il quale ci vuole imporre questa visione salvifica dell'essere liberi da qualunque tipo di consumo, da qualunque tipo di stimolante, da qualunque tipo appunto di euforia, e secondo lui questo vuol dire essere liberi, mentre magari possiamo vederla proprio completamente al contrario. Allora, noi abbiamo preparato, per questa volta non abbiamo collegamenti, mentre per la prossima domenica già La si vede domenica adesso. prossima ci organizzeremo meglio, farete proprio la conduzione direttamente voi. Questa volta per ragioni tecniche resterò io ai voi, collegato insieme a voi. Magari vi leggerò le domande della chat cercando di stabilire questa interazione, quindi sollecito chi è in chat già a preparare le domande. A te la parola, Claudia e Virginia. Sì, e da domenica prossima, infatti, già fin da adesso annuncio che abbiamo in collegamento fra gli altri Riccardo Macchioni da Modena, che ha po da pochissimo messo in piedi un'associazione federata radicali Sì. italiani, Radicali Modena, e che per appunto inaugurare questa nuova associazione ha organizzato un pomeriggio antiproibizionista a Sassuolo circa 2 mesi fa, mi sembra più o meno. Allora sarà in collegamento lui, e mi ha detto che sarà in collegamento lui anche insieme ad altri suoi amici. Non tutti radicali, e questo è bello perché comunque penso che noi vogliamo allargare sia l'ascolto che anche gli interventi, non soltanto ai radicali, che certo benvenuti, ma anche un po' al mondo esterno e a chi radicale non è, ma magari condivide con noi alcune battaglie e alcuni obiettivi. Come per esempio l'antiproibizionismo. Infatti Esatto. abbiamo deciso di fare questa trasmissione io e Claudia. Beh, Claudia perché è la sua passione politica, Una diciamo, delle mie passioni una politiche. delle, è segretaria dell'associazione, comunque si è sempre impegnata su questo, e io perché ho pensato che essendo la web TV
in questa nuova forma, una faccenda da militanti, ho pensato qual è la cosa per cui io sono diventata radicale ed è l'antiproibizionismo. Quindi come Riccardo domenica prossima e magari i suoi Certo. Mi hai amici. bruciato una domanda, Virginia, mi hai bruciato una domanda perché una delle domande che avevo in serbo per entrambe era proprio questa: qual è stata la scintilla che ha fatto scattare in voi la molla radicale, di essere radicali? Quindi a questo punto ditelo tutte e due. Beh, la scintilla è proprio quella di Marco Pannella quando si accese lo spinello, cos'era, nel 75, se non 75. sbaglio, nel senso che io le prime immagini che ho dei radicali sono proprio quelle della metà degli anni 90, delle disobbedienze civili sulle sostanze, in particolare i vari arresti, da cui anche Claudia era coinvolta. A quei tempi mi vedevo solo Pannella che distribuiva del fumo Beh, nelle sì, la disobbedienza piazze. civile l'ho fatta nel 2003, comunque, Ah. molto dopo. Quella è, no, io mi ricordo quella del 95-96, in cui poi c'era la famosa canzone degli articolo 31, Maria Maria, che diceva aspetto intanto voto Pannella. E lì è stata la prima volta che ho sentito Bravi. il nome di Marco Pannella, e vabbè, poi da lì è iniziato tutto l'approfondimento, anche capire che non stava esattamente regalando il fumo Pannella in quel momento. Però diciamo che tutte le tematiche legate alle droghe, alle sostanze, sono quello che mi ha fatto essere qua oggi, diciamo. Tu, Cla? Per me, ma io penso, sai, nel 70 eravamo giovani, giovani come sono giovani adesso, però magari leggermente più impegnati sul fronte politico e magari io mi ricordo fra le cose che mi hanno avvicinato, a parte che mio padre votava radicale e quindi comunque in casa se ne parlava, lui era un socialista che poi era appoggiato alle radicali con delle sfumature anche di politica liberale. Io mi ricordo molto bene di essere avvicinata a Firenze, al centro, al CISA del dottor Conciani in occasione della battaglia contro l'aborto clandestino e di aver fatto allora disobbedienza civile, anche se non personalmente diciamo dichiarata, perché dopo essermi avvicinata in occasione della mia introduzione volontaria di gravidanza, ho continuato a frequentarli e a partecipare, a dare una mano anche per le decine, se non centinaia di ragazze che ogni mercoledì si riunivano sul locale di Via della Mosca a Firenze ed erano veramente delle scene che ancora ricordo, diciamo anche con commozione, veramente. E un'altra cosa che mi ha poi ulteriormente avvicinato è stata comunque tutta la spiegazione che Pannella principalmente, ma tutti i radicali, mi hanno dato su tutta la vicenda del caso Moro, che veramente mi spiegavano questi interventi mandati alla radio. Riuscivano a aprirmi un orizzonte, una spiegazione, una visione della politica che altrimenti non so se avrei avuto, mi sarei voluto molto più tempo per riuscire ad arrivarci comunque. E quindi direi più che altro questi temi. Allora l'antiproibizionismo non ne sentivo neanche tanto il bisogno, perché allora si fumava tranquillamente dopo cena nei ristoranti e nessuno se ne accorgeva perché era una cosa Le quasi. canne? Sì, le canne sì, perché Ah. era proprio una cosa sconosciuta. Cioè il cameriere diceva: ma che odore strano, adesso si chiede tabacco olandese, le persone pensavano. È vero, si Tabacco. parla di 70, dunque 15 anni, del 71-72, in Italia era quasi del tutto sconosciuto, c'erano i californiani che cominciavano a portare le prime piante di erba cresciute negli armadi, oppure chi tornava dai viaggi dall'India portava l'hashish indiano, e comunque era una cosa che non era conosciuta. Poteva succedere che magari ti fermassero i carabinieri, ti perquisivano, avevi un pezzo di fumo in macchina, non lo vedevano proprio perché pensavano che Quasi fosse un come pezzo di adesso. terra, una zolla, cioè non era proprio assolutamente, e quindi non c'era neanche il modo né di sentirsi drogati e anche non tanto di sentire un po' il discorso dell'antiproibizionismo. Forse anche questo è legato alla zona geografica a Firenze, perché per esempio invece a Roma, Pannella della disobbedienza civile 75, l'ha fatta proprio perché le carceri erano piene comunque di ragazzi che erano densi per pochissimi grammi, perché allora per la legge le droghe pesanti del genere erano uguali come per adesso. E poi esatto, in mezzo c'è stata la Esatto. depenalizzazione e poi il ritorno Del consumo, al anche se consumo. Giovanardi e Fini ci dicono tuttora che assolutamente il consumo non è penalizzato, mentre invece noi sappiamo bene che è soltanto un fatto di quantità. E a meno di non andare tutte le sere a comprarsi un New Dog pagandolo molto di più e riuscendo molto di più il narcotraffico, basta poco per essere considerati spacciatori. Rispondendo al narcotraffico, tra l'altro, mi viene in mente un'altra cosa che oggi, guardo, mentre facevo un po' di ricerchine, tanto per trovare qualche informazione per la trasmissione. Anche il fatto che il contatto costante con lo spacciatore, tra virgolette, quello delle Certo. minidosi,
quello è uno degli elementi che favorisce il poliabuso, che è una delle certo. cose più rischiose nel consumo certo. di sostanze, nel senso che ovviamente se tu ti limiti al consumo consapevole di una sostanza è un conto, già se cominci a mischiare, ma per esempio l'alcol e le canne, già messi insieme ovviamente hanno un effetto più forte, e questo è un aspetto, e poi quello dell'incontro appunto col mercato illegale, ovviamente anche per uno spacciatore conviene di più vendere magari la cocaina rispetto alla cannabis, piuttosto che l'eroina, piuttosto che peggio, quindi un giovane per esempio che viene buttato in questo mercato qua, corre molti più rischi anche di sostanze di pessima qualità, magari mischiate, magari così, e quindi questo è un aspetto che sicuramente... Sì. Dall'altro questa è una dinamica che è sempre stata usata proprio dai narcotrafficanti fino dagli anni 70, quando io ho visto l'iniziale diffusione dell'eroina in Italia, che poi ha avuto dei picchi veramente di piaga sociale letterale. E come cominciate? Cominciate che mancava il fumo, mancava l'erba, però volendo c'era l'eroina. E molte persone hanno cominciato semplicemente così, perché erano andate a cercare in piazza una canna, e non essendoci la canna per due settimane, ed essendo offerto in cambio a basso prezzo la dose di eroina, e così hanno cominciato. Poi chiaramente l'eroina, a differenza della marijuana, è una sostanza che determina molto velocemente una situazione e una dipendenza, per cui essendo proprio completamente privi di informazione, perché come per l'hashish, anche per l'eroina, noi non sapevamo assolutamente niente o quasi niente di quello che poteva essere. Molte persone sono poi appunto finite nell'abuso, nella dipendenza. Io ho avuto diversi amici morti per questo motivo, e ne ho visto proprio gli effetti di questo metodo, per cui è chiaro che sicuramente... L'unione del mercato, giusto ragazzi, è proprio l'unione del mercato tra droghe pesanti e le cosiddette esatto. droghe leggere che ha determinato esatto. questo disastro. Esatto, possiamo subito cominciare a introdurre il tema della libera coltivazione, perché uno degli assurdi davanti al quale ci troviamo di fronte in questi giorni è proprio che se te vai a comprare una canna di erba in piazza da un narcotrafficante che proprio vedella più livelli di spesso un extracomunitario che non ha altra maniera di sopravvivere, e vai a comprartela lì una dose per volta, una canna per volta, tu rischi soltanto una sanzione amministrativa. Se te ti coltivi la stessa quantità, se ti trovano in casa la stessa quantità di canapa perché te la sei coltivata, ti rischia dai 6 ai 20 anni di carcere, come ci hanno ricordato proprio gli inquirenti recentemente in più di un'occasione, perché ultimamente si è scatenata proprio una caccia, casa per casa, un rastrellamento casa per casa, rivolto a tutti coloro che hanno fatto acquisto di semi su internet, a volte anche a chi si è semplicemente collegato ai siti di informazione sulla marijuana e sul consumo di droghe leggere. E appunto in questa occasione ci viene ricordato che è una cosa, e lo ricordo anch'io ragazzi, sicuramente è una cosa altamente a rischio coltivare la canapa in casa, da 6-20 anni di galera non è assolutamente uno scherzo. Ma gliela spiegare che era per il uso personale, purtroppo. No, non vuol dire, anche se per uso personale, è un'operazione di reati penali, perché ma, produzione, capito? Ma scusa, volendo si potrebbe, una cosa che volevo dire era legata anche ai referendum, no? Quindi sono stati gli anni 70 con un certo tipo di politica, poi la depenalizzazione, poi il referendum degli anni 90, giusto? 94, che si era votato per la depenalizzazione del consumo. Per rilevare, per abrogare il comma 1, che era quello che diceva l'uso è reato. È passato, tanto è vero che adesso, in teoria, l'uso comporta soltanto, il consumo personale comporta soltanto una sanzione amministrativa. Solo che se per consumo personale si intende 1,5 grammi, per esempio, 1 grammo, 2 grammi, chiaramente, visto anche i rischi e la non simpatia di andare in giro per la piazza a cercarlo, è chiaro che quando uno scende in piazza e trova comunque la merce che cerca, è chiaro che magari ne compra certo. 4, 5 dosi per volta certo. e compra 10 grammi. E a quel punto già siamo a livello di spaccio e già siamo al rischio di 6 anni di carcere. Per quello che riguarda la coltivazione, quella è produzione. Per cui un crimine gravissimo la produzione di canapa è diventato una cosa quasi peggio che violentare i bambini, veramente, sono senza spirito. Ragazzi, io se siete d'accordo comincerei con la prima domanda che arriva dalla chat, così per animare un pochino la conversazione che sta andando benissimo. La fa Americano, il quale scrive: sulle fosse comuni dei narcos colombiani, oggi Cappato ha detto che sono la risultante del proibizionismo. Cosa voleva dire secondo voi? Che legalizzare la mafia, antiproibizionismo sulla mafia e sulle mafie, eviterebbe le stragi? Lascia Flavio, il discorso è che, e non è che lo dico io lo dico da tantissimi anni, però ultimamente ho avuto il piacere di vedere confermato
quello che dicevo anche da autorevoli studi scientifici, che adesso non ho sotto mano esattamente i nomi delle università dove sono stati condotti, però li potete ritrovare comunque nell'intervento che ho fatto per il Paese Radicale Transnazionale e che è pubblicato sul mio blog che si chiama www.cesarebeccaria.blogspot.com. Lì trovate appunto i nomi esattamente degli studi o di due dei principali studi compiuti che dimostrano come il proibizionismo generi, oltre a tutto il resto, un aumento proprio esponenziale della violenza, della criminalità, della corruzione politica, della corruzione delle forze dell'ordine. Per cui, a parte che io penso che si riferisse al Messico, non alla Colombia, perché le forze, e questo penso sia uno sbaglio americano, non credo che questo dica capato, perché le fosse comuni sono state ritrovate di recente proprio in Messico, e proprio nel Messico vediamo un esempio di quello che succede negli ultimi 3 anni, ci sono state decine di migliaia di morti, ed è tutto completamente legato al narcotraffico, alla lotta tra i narcotrafficanti, alla corruzione che ha raggiunto i vertici proprio del governo. E perché ci sono cifre di miliardi, quasi tutta la cocaina che consumiamo in Europa e in America è fatta comunque per Messico. E chiaramente dove c'è guadagno, poi c'è anche chi se ne approfitta e chi mette in atto poi dinamiche violente o comunque di sopraffazione per conservare i suoi guadagni. Ed è purtroppo una cosa dimostrata, come poi possiamo vedere anche in Afghanistan. Del resto la recente diatriba polemica fra Venezuela e Colombia, che ha portato addirittura al ritiro degli ambasciatori reciprocamente, anche quella sembra legata a problemi anche di narcotraffico e comunque di, diciamo, magari di gruppi paramilitari che hanno altri scopi inizialmente, però poi alla fine sopravvivono e collaborano ampiamente con il narcotraffico. Io Ecco, penso che c'è una domanda anche da parte di Lafayette, il quale chiede: cosa pensate della caccia alle streghe che parte anche nei confronti delle cosiddette smart drugs? Ma innanzitutto smart drugs, spieghiamo E che cosa si certo, intende smart anche drugs si intendono quelle droghe che vengono vendute nei negozi di non solo canapa, per esempio, tutti i noi. Con negozi. la salvia, Sì, tipo esatto, spaghetti come. ad Ma Amsterdam, non quelle soltanto, le cose. spice, cioè tutte queste cose che vengono vendute come profumatori per ambienti e poi invece in realtà sono fumabili o comunque assumibili in qualche modo, tutte sarebbero smart drugs. Ma io non so di una particolare caccia alle streghe, una cosa che mi viene in mente come associazione è sicuramente il fatto che, per esempio, queste sostanze, una diffusione non esplicita di queste sostanze, cioè non è che ti dico questa cosa ti causa questi effetti, a me viene da pensare che fa parte del pacchetto dei danni del proibizionismo, Certo. nel senso che un conto è se tu mi vendi una cosa e mi dici è una sostanza psicoattiva, stupefacente, chiamiamola come Esatto. vogliamo, si usa così, dà questi effetti. Contiene tot milligrammi di Se ne principio prendi attivo. tot ti fa questo, se ne prendi tot altro ti fa questo, mentre invece camuffarle già solo col nome, no? Smart drugs, che è una roba un po' confusa, che appunto ti sto vendendo un profumante per armadi, ma in realtà te lo puoi inalare, cioè secondo me questo è un danno che si fa ai consumatori. Il regime proibizionista purtroppo succede appunto che la merce viene selezionata non in base a quello che dovrebbe essere il migliore effetto col minor danno possibile, ma viene selezionata per esempio nella ricerca di nuove molecole che possono sfuggire almeno per qualche mese alle leggi vigenti, per cui hanno bisogno di qualche mese per essere riconosciute dalle varie legislazioni come sostanze stupefacenti e nel frattempo possono essere vendute. È proprio un esempio tipico degli effetti del proibizionismo sotto le smart drugs, perché non ci serve nessun bisogno di smart drugs e non ci serve bisogno assolutamente di spingere i ragazzi ad andare a comprarsi questi soiai, perché questi sono soiai, non tutti, ma spesso lo sono, se avessero la possibilità di coltivarsi, io ripeto, insisto, le loro 10 piantine, che tra l'altro imparare a coltivare non farebbe male a nessuno, No, oltretutto, nel loro balcone o nel loro giardino. e tra l'altro, ma anche in generale sarebbe poi anche tutto il discorso sulla legalizzazione, la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Io in un certo senso sto cercando di studiare per capire se in realtà sono tutte piante, anche la cocaina e l'eroina Certo. sono anche quelle
nascono la coca e l'oppio derivano dalle piante, che poi dopo nel proprio per sfuggire al sistema proibizionista, proprio perché diventano qualcosa che non sono, per essere camuffate, per avere prestazioni più alte rispetto a quelle della normale pianta, per ottenere più eroina da un poco quantitativo e quindi mischiate con qualunque altro prodotto, però di natura sono piante che sono usate in un certo modo, non hanno effetti. Sì, c'è l'altro, appunto, l'esempio dell'oppio è proprio lampante, perché nell'Ottocento l'oppio faceva parte della farmacopea familiare, cioè del laudano, che era una cultura alcolica a base di oppio proprio, che veniva tenuto nelle farmacie domestiche, cioè in casa, e veniva dato in caso di stomaco, momenti difficili della vita, proprio dolori eccetera, e non dava assolutamente i casi di abuso, il numero di casi di abuso che ci sono oggi. Era assolutamente una cosa consentita. Ricordo anche la battaglia che sta conducendo Morales per la legalizzazione delle culture di foglie di coca andina, perché questo è un uso tradizionale che le popolazioni locali hanno fatto da 3.000 anni, e lui sta cercando di riportare un attimo anche a questa dimensione la legislazione, perché nel 61, quando furono fatte le convenzioni ONU, fu stabilito una quantità veramente minimale possibile di coltivazione per le popolazioni locali delle loro piante di coca per l'uso tradizionale, che sarebbe un po' come negare ai contadini toscani di farsi il vino e di berci il vino o la grappa derivata dal vino. Tra l'altro ho notato una cosa interessante, prima ho dato un'occhiata alla relazione sulle tossicodipendenze, l'ultima chicca. Innanzitutto, quando cataloga le percentuali di consumo di sostanze, parla di eroina, di marijuana, cocaina, cannabis, stimolanti, anfetamina, estesi, allucinogeni, non parla dell'alcol come sostanza, certo. Mentre in realtà a rigore di effetti un alcolizzato è un tossicodipendente a tutti gli effetti, senza dubbio. Tra l'altro Giovanardi in questa relazione si vanta di che secondo lui il consumo della cannabis è diminuito del 9% e non tiene conto che contemporaneamente, secondo i suoi dati, che poi magari vediamo sono anche contestati da diverse parti, il consumo dell'alcol è aumentato del 18% e l'età di inizio è scesa a 11 anni, il che mi sembra che dovrebbe magari preoccuparci anche un attimino di più del consumo di cannabis. Tra l'altro nella relazione loro hanno studiato, ho visto il campione, erano 12.323 soggetti tra i 15 e i 64 anni. Darei un consiglio, quando fanno la relazione l'anno prossimo, sia di alzare il range di persone che vengono intervistate, ma anche di abbassarlo, perché 15 anni purtroppo, per fortuna, per forza di cose, non so che espressione usare, però si comincia a usare sostanze dall'alcol, ma anche la stessa canna, ma qualunque altra cosa, ben prima dei 15 anni ormai, quindi forse anche i loro dati sono sbagliati. Poi ti dirò, una delle cose che viene contestata dal CNR, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha contestato abbastanza veementemente questa relazione di Giovanardi, è quella che queste è cambiato metodo quest'anno, cioè Giovanardi ha affidato ad altri enti la ricerca, e come metodo viene usato non più il questionario diretto, ma viene usato il questionario tramite internet. Ora, in un mondo dove tu vieni seguito e tracciato, se ti azzardi a entrare in un sito che parla di marijuana e ti vengono i carabinieri a casa, tu mi devi dire come un ragazzo, ma anche un adulto, possa mai dire la verità di fronte a un questionario su internet. Per cui già lì si dimostra veramente io non voglio dire una malafede, diciamo un'ignoranza crassa proprio di quelle che sono le metodologie della ricerca nelle scienze sociali. Certo. Perché ovviamente non si può pretendere di trarre dei dati certi da un tipo di indagine condotta in questo modo. Assolutamente. E tra l'altro comunque fatto in modo biologico, per l'appunto, cioè anche per mirare, secondo me, a sottolineare certi aspetti, escluderne altri, escludere l'alcol, secondo me è gravissimo. Il fatto anche che su internet ho provato a fare delle ricerchine per vedere dei dati sull'impatto proprio fisico dell'uso delle sostanze, non esistono in italiano, poi non ho cercato in inglese, però in italiano non ho trovato niente di scientifico che mi dicesse l'effetto delle varie sostanze sul corpo, su che cosa possono fare, una comparazione tra la cannabis. Ho trovato solo una cosa carina. Forse i dati dei morti,
dei momenti dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità il fumo è la seconda causa, il tabacco è la seconda causa di morte. Già questo è un La dato prima? interessante. Hai guardato poi la prima? Non ho Sono guardato perché non curiosa. avevo tempo, tra gli incidenti stradali Vabbè, questa è probabilmente, una malattia, o la malattia. semplicemente. E, no, invece però ho trovato una puntucciola dell'ADUS veramente carina, che era una ricerca che hanno fatto all'Università del Michigan, dove hanno monitorato i dati delle visite al pronto soccorso, legate all'assunzione continuativa di sostanze. E si è visto che su 43.000 casi solo meno del 2% erano consumatori continuativi di marijuana, la chiamano, il 18,5% consumatori di eroina, quindi che andavano al pronto soccorso per problematiche Legate legate alla loro alla loro tossicodipendenza. tossicodipendenza. Il 6,2% sostanze inalanti non approfondite e il 6,3% tranquillanti. Esatto, Questo è interessante l'Università del anche questo. Michigan. E la conclusione dello studio era che la marijuana è la sostanza illecita più utilizzata nella popolazione, ma gli individui che la consumano visitano il pronto soccorso con un'incidenza molto più bassa. Quindi sostanzialmente Perfetto. tanti consumatori, poca connessione con esigenze mediche. E c'è questo 6% dei tranquillanti, che è un altro aspetto che secondo me nelle Sì, nostre cose andrà infatti da un punto di approfondito. vista, diciamo, scientifico non esiste alcuna differenza in realtà tra la droga, lo psicofarmaco e il doping, sono tre categorie di sostanze perfettamente assimilabili, le differenze stanno poi nel come vengono trattate legalmente e socialmente, perché in realtà poi le differenze non ci sono assolutamente, comunque balza agli occhi direi, ormai forse non c'è neanche bisogno di ripeterlo, ma io lo voglio ripetere un'altra volta, che in ogni caso sono molti, molti, molti più morti per tabacco o per alcol, degli zero morti per cannabis a tutt'oggi. Tra l'altro c'è una cosa, Rob, ti cubo un attimo Sì. il lavoro, c'è una domanda di americano che io non posso ignorare americano, ovviamente, Io te la immagino. volevo giusto leggere, lo sai perché? Perché americano è affetto, americano mi perdonerà perché ci scherzo con americano, è affetto dalla sindrome Marzullo, cioè si fa la domanda e si dà la risposta con un'altra domanda. Perché prima chiede sostanzialmente se non ci fosse il proibizionismo sulle droghe non ci sarebbero le mafie, e poi scrive: la lotta alla droga, il proibizionismo ne è solo un aspetto, serve a prevenire la società degli zombie, non a combattere le mafie, quelle si combattono con si combattono con la guerra ai loro beni, proprietà, fortune, eccetera, che derivano da cosa se non in larghissima parte dal traffico di dal narcotraffico sostanzialmente. Comunque a voi il commento. Io faccio una frase veloce e poi lascio la parola a Virginia. Io quello che voglio semplicemente notare è che chiaramente sono dati non precisi perché si parla di fenomeni clandestini ed illegali, però dal 80 e il 90% dei guadagni delle mafie e del narcotraffico mondiale deriva dal traffico di stupefacenti. Questo è già un Un elemento, elemento che esatto. aggiungo. E quindi in qualche modo comunque l'antiproibizionismo in effetti è una lotta anche per i beni proprietà del narcotraffico, perché se le compreranno questi soldi che ricavano tra l'altro i beni e le proprietà, cioè quindi faceva questo paragone. Sul discorso del prevenire la società degli zombie, visto che l'antiproibizionismo come metodo politico e legislativo non è mai stato sperimentato, noi non sappiamo quanti zombie ci sarebbero in No, più in o in meno. Portogallo è stato parzialmente, però. Però diciamo che è difficile dire quanti zombie, a parte la figura dello zombie abbastanza relativa, È andrebbe fatto giovanardica, è una figura l'identikit giovanardica. giovanardica Più zombie di lui non ce e n'è. ne andrebbe fatto l'identikit dello zombie. Ma poi mi viene anche da dire che se magari per esempio la cannabis ha l'effetto calmante, rilassante e forse abusando di cannabis sono un po' incoglionito. Può essere in quella giornata, cioè non, giusto, non riconosco questo. Non so se invece una società di iperattivi, cocainomani per esempio, che secondo me è una conseguenza del proibizionismo, nel senso che andando a massacrare il mercato di chi consuma, cioè andando a massacrare chi consuma cannabis, lo spaccio diventa più mirato alla cocaina perché fa guadagnare di più e tutti quegli elementi che avevamo detto. La diffusione della cocaina è sempre maggiore. A Milano a me viene in mente che camminando per strada nelle zone, in alcune zone della città, se io cerco una canna non la trovo neanche a pagarla un miliardo. Faccio molta meno fatica, non è la mia sostanza, sono già abbastanza iperattiva per natura, farei molta più fatica, farei molta meno fatica a trovare della cocaina. E io mi domando, ci piace la società degli zombie? Boh, ci piace la società degli iperattivi? Boh, lo stesso. E io credo che comunque l'antiproibizionismo sia anche una questione culturale, non solo di leggi, di lotta alle mafie, così, ma è anche proprio un atteggiamento mentale
di esercizio di una propria libertà e di presa di responsabilità individuale nel Ma sì, poi se guarda, scegliere. interessanti, io americano già avevo risposto di sera, ma evidentemente sono domande, anzi, a me fa molto piacere quello che pongo ogni volta, perché è di stimolo per ulteriori riflessioni. Si può pensare a che cos'è lo zombie. Lo zombie nasce da credenze sudamericane sulla possibilità di, in maniera stregonesca, far camminare i morti durante la notte e portarli nei campi a lavorare. Cioè, lo zombie è qualcuno eterodiretto, lo zombie è qualcuno che è uno schiavo che viene diretto da una forza superiore. Zombie si può essere in tanti modi. Io ieri sera gli dicevo alterati si può essere in tanti modi, perché una persona alterata può essere una persona che ha appena litigato con qualcuno. Io per esempio ripensavo che questa mattina, ripensando al discorso degli zombie e delle persone alterate, a un episodio personale molto semplice di una signora che aveva litigato col marito e uscendo dal bar, lei aveva un bar insieme al marito, accanto dove io avevo il negozio, uscendo dal bar è montata in macchina come una pazza, senza nessuna droga. Ha messo la marcia indietro, è partita in un cortile interno, in un parcheggio interno, e c'era mio figlio dietro di 5 anni in bicicletta che è saltato per fortuna dalla Bello. bicicletta, molto sveglio, è saltato dalla bicicletta e la bicicletta è finita sotto la macchina, tritolata. E io chiaramente l'ho perdonata perché mio figlio non ci ha fatto niente, però non so se l'avrei perdonata facilmente, se invece l'avesse presa in pieno come e cosa per fare, e questo non era dovuto a nessuna droga. Cioè l'alterazione, poi la mancanza, che poi l'alterazione in questo caso, in questa accezione, è una mancanza di senso di responsabilità. L'importante secondo me non è tanto che cosa fai, che cosa consumi, che sono affari strettamente privati, è il comportamento che te poi tieni. Se te pensi di non essere in grado di guidare una macchina, o perché hai fatto uso di sostanze, o perché quel giorno hai dei motivi psicologici, sociali, di relazione che ti rendono agitato, che ti rendono non del tutto presente e concentrato, non monti macchina, te ne stai a casa, vai a piedi ed è un fatto di responsabilità individuale che il proibizionismo non aiuta, perché il proibizionismo poi ti insegna, vediamo oggi, Quel papà cattivo. non solo, ma poi ti insegna che te hai commesso quell'infrazione o quella pazzia o quella scemenza per colpa della droga, non per colpa tua, cioè ti leva anche La la responsabilità. responsabilità, dice poverello, non è mica colpa tua se hai coltellato la tua ragazza, è colpa della cocaina. Per cui è proprio il contrario, mentre magari sarebbe molto meglio abituarsi ad essere responsabili delle nostre azioni e dei nostri comportamenti, di quelli siamo responsabili di fronte agli altri. Di ciò che assumiamo, secondo me, non siamo assolutamente responsabili di fronte agli altri. Cioè, ognuno assume un po' quello che gli pare, poi è invitato comunque ad avere un comportamento consono alla vita in comune con gli altri. Ecco ragazzi, una domanda che arriva dalla chat. Gianni chiede: la scelta di usare sostanze naturali può essere concepita come una scelta ecologista, direi naturista, in alternativa a volte in opposizione al consumo a fini ludici di sostanze chimiche come pasticche, eccetera? Beh sì, questo se ne è parlato anche ieri sera con Gianni. Sai, questo è un fatto un po' di gusti, è come per l'alimentazione. Ci sono persone che mangerebbero soltanto biologico, vegan, vegetariano e persone che amano tantissimo le minestre in busta oppure Quattro salti i in padella. suoi gelati, quattro salti in padella. Secondo me nessuno può assolutamente imporre i consumi agli altri. Cioè, è bene che siano informati tutti quanti delle conseguenze che possono produrre alcuni prodotti, le conseguenze sulla salute. Però anche rispetto alle droghe, io sono perfettamente d'accordo con Gianni, io sono una persona che assolutamente le cose sintetiche le sopporta poco, come lui, faccio poco uso di medicine, come diceva lui di sera, e sono d'accordo con lui, però il discorso liberale è che ciò che va bene per me non è che deve essere imposto anche agli altri. Per cui se una persona ha più piacere di usare sostanze sintetiche, è bene che le usi sapendo però per cortesia che cosa usa, da cosa è composto, che effetti può avere e tutti quelli che sono diciamo, il foglietto illustrativo che Che andrebbe infatti allegato. questo si aggancia anche un po' al discorso sui pill test, che il paradosso è che uno dei motivi, avevo sentito, anzi confermami se sbaglio, che uno dei motivi per cui non si possono fare i pill test fuori dalle discoteche è perché nel momento in cui io do la mia pastiglia al signore che mi fa il test Certo. alla pastiglia, è come se gli stessi Una cessione dando, gli sto gratuita. cedendo la È una cessione sostanza. Quindi il gratuita. paradosso che non posso nemmeno farmi controllare la sostanza per vedere se
fa più o meno male, se mi fulmina mezzo cervello, perché se no sto cedendo una sostanza, sto cedendo gratuitamente la sostanza, cioè ma quanto paradossale, no? Certo, è uno dei tanti paradossi del proibizionismo. Il proibizionismo è assolutamente strapieno di paradossi, tanto è vero che io penso spesso che i proibizionisti in buona fede sono pochi e con quelli possiamo dialogare, secondo me si potrebbe trovare tranquillamente un punto di incontro perché abbiamo in comune l'obiettivo che è quello di una maggiore salute fisica e mentale per giovani, vecchi, adulti, bambini e per tutti. I proibizionisti in mala fede purtroppo è molto difficile il dialogo perché il loro scopo è unicamente il guadagno, sono tutte persone che servono guadagni diretti o indiretti perché poi c'è un indotto, Ah, ci sono le certo. comunità terapeutiche, ci sono le comunità di recupero, c'è tutto un indotto vastissimo, ci sono i drug test che sono un giro di affari di Dario. E con quelli è molto difficile dialogare perché a loro non interessa assolutamente il dialogo e quindi la loro azione poi sociale è piena colma di paradossi dall'inizio alla fine. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa sul discorso del naturale, del biologico, quell'espressione che si vuole utilizzare. C'è da dire che moltissime sostanze che adesso sono considerate sono droghe illegali, penso alla cannabis, ma penso soprattutto per esempio agli E funghi allucinogeni allucinogeni. naturali, quindi funghi, Certo. sono sostanze, sono prodotti, materiali, non so come dire, che se accompagnati da un percorso, ovviamente il peyote messicano, per esempio, che uno lo prende con uno sciamano, uno può non crederci, però è un percorso di consapevolezza di sé, con una storia centenaria, Millenaria, 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 millenaria. mentre Peyote è una storia invece millenaria. la stessa sostanza, lo stesso fungo utilizzato in un modo, in un mercato illegale proibito, è molto pericoloso prendere un fungo allucinogeno se non hai la preparazione emotiva e mentale per fare quel percorso. E quindi anche qui, secondo me, una cosa naturale che se resa libera e legale potrebbe essere uno strumento in più. C'è gente che fa terapia psicologica con queste cose Certo, qui. Per l'LSD nasce come farmaco per la schizofrenia. esempio, e un conto è se è fatto con un monitoraggio medico, comunque di un esperto. Un conto è se io mi prendo un fungo allucinogeno, poi gli effetti che può avere sono fuori dal controllo perché io non conosco quella sostanza, mentre invece se potessi rivolgermi a un esperto perché voglio provare a Certo. fare questo percorso, non ci sarebbe niente di male. Poi anche qui, come dicevi tu, non è che allora tutti devono prendersi il peyote per conoscere se stessi, cioè se Sì, uno vuole andare a comunque. nuotare Come in spiaggia. specificazione, quello che viene venduto principalmente in Olanda è psilocibe. Peyote è molto difficile No, trovarlo in sì. Europa ed è niente, praticamente una tradizione che era quasi del tutto messicana o comunque del Sud America e qui in Europa è veramente difficile. Quello che viene venduto nei negozi di Amsterdam è psilocibe, a volte viene da altre zone ed è realmente psilocibe selvatica, naturale. E molto spesso viene coltivata invece in terra, nelle cantine, e spesso devo dire anche in maniera dubbia, perché poi vedi di stranissimi funghi che hanno dei colori veramente improbabili, Certo, che è il veramente solito dice, discorso, stiamo bene questo. proprio. Cioè la tutela del consumatore comunque Ma fatti assolutamente va a benedire. farsi Anche benedire. perché poi chi lo denuncia che mi hanno E poi venduto fra un l'altro fungo l'arma viola. dell'antiproibizionismo, per l'antiproibizionismo non violento, l'arma della non violenza, una delle armi della non violenza è l'informazione. Certo. Cioè questi funghi vengono venduti senza assolutamente nessun tipo di illustrazione Sì, accanto sugli vabbè, effetti in che Italia, possono dare. certo. Sì, no, Perché per esempio certo. ad Amsterdam nei negozi c'è cioè, tutto poi vabbè che ci sono pirla che se ne prendono senza aver letto bene il foglietto illustrativo, ma quello è un altro discorso. Gianni infatti ci chiedeva, pensate se sia possibile un'informazione ragionevolmente esauriente su quelle sostanze e poi effetti collaterali a volte fatali, come mai accade per cannabis e Maria tranne il shock anafilattico, non basterebbero a legittimare un divieto? Beh, sul discorso dell'informazione, appunto, come diceva Claudia, l'informazione fa parte del pacchetto non violenza, cioè dove il sistema Esatto, fa un'informazione cioè, ci sono tante sostanze comode. tossiche, io penso a quanti alimenti ci ritirano che sono molto più tossici di tante droghe, eppure tranquillamente il Servizio Sanitario Nazionale poi si fa carico, quindi noi con i nostri soldi ci facciamo carico di curare persone che abusano di alimenti, che mangiano male, che si nutrono in maniera sbagliata, a parte che fumano tabacco o che bevono alcol. Comunque anche rispetto all'alimentazione c'è un sacco di vizi, tra Certo. virgolette. Dei vizi che poi, dei quali poi noi ci facciamo carico e che molto difficilmente vengono segnalati perché si andrebbe contro la grande industria alimentare.
agroalimentare contro la grande distribuzione, eppure noi poi ci facciamo carico di curare tutti i tumori all'intestino, allo stomaco e tutte le varie conseguenze, patologie a fegato legate al non all'abuso ma all'uso dell'alimentazione. Gianni diceva anche se antiproibizione vuol dire vietato vietare. Ma no, guarda, perché c'è il discorso, per esempio, qui si fa sempre l'esempio dell'omicidio, cioè chiaramente ci sono alcune cose che vanno vietate, ci mancherebbe altro. Io penso che quello che dovrebbe essere vietato veramente sarebbe il proibizionismo, perché fa le cose più, è veramente criminale, si può quasi equiparare a un omicidio, specialmente il proibizionismo in malafede, perché veramente produce danni e morti a milioni. E quindi casomai quello veramente sarebbe da vietare. Io in generale tendo a essere antiproibizionista oltre il limite possibile. E anche nel caso, per esempio, un argomento sul quale io ho usato l'antiproibizionismo come modello di riferimento è stato anche nella mia tesi le mutilazioni genitali femminili. Cioè ho sostenuto che comunque il divieto pure semplice, nel senso che leviamo la figlia, ti mettiamo in carcere, se non è accompagnato da un'informazione reiterata, continua, da un dialogo continuo con chi comunque queste cose magari le fa per ignoranza, per produzione, per una serie di motivi, ha addirittura degli effetti perversi, certo, secondari, che sono negativi, perché per esempio quando fu introdotto in un paese africano, del quale, scusate, adesso non ricordo il nome, una legge proibizionista rispetto alle mutilazioni genitali femminili, nel mese di tempo in cui doveva essere pubblicato ed entrare in vigore, ci fu un accesso aumentato all'infibulazione anche per bambine molto piccole, che non veniva fatto per sistemare la cosa prima che diventasse illegale. Cioè bisogna stare attenti, che puoi dire, perché spesso gli effetti secondari, come si chiama le situazioni clinici, filosofia, e l'effetto secondario in sociologia, vanno previsti, vanno un attimo anche messi a fuoco. Io dico, non è che si possono eliminare, però è possibile, senza leggi di emergenza, ma con delle leggi un pochino più ragionate e riflessive, sicuramente migliorare quelli che sono questi effetti. Questo discorso che si può applicare in tanti altri ambiti del regolamentare dei fenomeni che di fatto esistono. Esatto. Quindi non è vietato vietare, ma è esiste un fatto, trovo il modo di tutelare chi. Sì, come per l'aborto, eliminare. Molto spesso noi ci sentiamo dire come radicali: voi avete fatto la battaglia per l'aborto. No, assolutamente, noi abbiamo fatto una battaglia contro l'aborto clandestino, per eliminare la piaga dell'aborto clandestino, che era una vera e propria tragedia. E io, essendo nata in anni e cresciuta in anni in cui l'aborto clandestino, lo posso testimoniare che era veramente una tragedia. Ed è stato solamente, e fra l'altro la legge che poi è stata fatta, che non è radicale ma è una legge della sinistra, e purtroppo non è stata poi messa in vigore per quello che riguarda appunto l'informazione, che è l'arma dell'antiproibizionismo, perché se non è legata alla legalizzazione dei fenomeni sociali, se non è accompagnata da un'informazione, rischia poi di avere minori effetti benefici comunque di quelli che potrebbe avere. L'informazione è fondamentale. Infatti, scusami Claudia se ti interrompo, perché a questo punto proprio offri il destro ad una delle domande che era rimasta indietro, fatta da Robottante in chat, che appunto dice che rapporto c'è tra proibizionismo e informazione sulle sostanze, e poi in precedenza aveva fatto una considerazione, sempre Robottante nella chat, si parla sempre poco di poppers, nitriti inalanti, una sostanza proibita, credo, diffusissima tra i gay e terribilmente dannosa. Poi c'era anche Elio, che faceva una considerazione sul biologico, scrive: si specula sempre sulla parola biologico come se altri prodotti siano prodotti in laboratorio. Dico questo da agronomo: si specula perché alcuni prodotti dannosi sono consentiti in biologico. Ma guarda, questo mi fa venire in mente la polemica che è sorta in questi mesi in California. In California a novembre ci sarà il referendum per permettere appunto l'uso e la coltivazione personale di cannabis, e ci sono una categoria di persone che sono gli ex fricchettoni degli anni 70, che ancora in California esistono, che si sono assolutamente indignati, perché dicono appunto che la coltivazione di marijuana diventerà un business, che diventerà industriale, intensiva, e che questa è la morte delle piccole produzioni artigianali biologiche della cannabis. Ed è buffo questo aspetto, no? Perché veramente ci sono tantissimi punti di vista da considerare, e in parte è vero. Da proibizionismo e formazione c'è semplicemente il fatto che il proibizionismo, senza alcun dubbio, palesemente agli occhi di tutti,
il proibizionismo non è certamente collegato a una corretta informazione, perché non è certo interesse dei narcotrafficanti che hanno in mano il mercato illegale, non è interesse e non sono obbligati per legge a informare le persone appunto con dei foglietti, con della diffusione di informazioni di ciò che comprano, ciò che assumono e che effetti poi può avere. Per cui mi sembra proprio che il legame tra proibizionismo e informazione è proprio un legame in antitesi. E anche sono d'accordo con quello che scrive Chiosa in chat, che dice che l'informazione televisiva è nel migliore dei casi confusa e paternalista. Sono due aggettivi proprio azzeccati. Assolutamente. Tra l'altro non Quando so. non fuorviante. Sì, il fatto è che secondo me non so, è difficile capire se è in buona o in cattiva fede, nel senso che purtroppo secondo me, beh, c'è sicuramente una cattiva fede, Un ovviamente, po' sì. però c'è anche un atteggiamento che antropologico, qualcuno lo definirebbe, o comunque di un radicamento nella testa delle persone di un certo atteggiamento rispetto al consumo e quindi appunto paternalista, Guarda, ma poi di fatto, cioè senza neanche forse pensarci, diventa dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, che cosa è normale e cosa non è normale, che secondo me è uno dei danni peggiori che una società si può fare all'individuo di una società, dare la patentina di sì. Poi, normale e non normale. al di là dei messaggi che vengono dati in televisione, apparentemente c'è un messaggio sotterraneo, terribile, basta, io lo vedo crescere sempre di più, ed è il messaggio del proibizionismo di classe, per cui i ragazzi vedono, perché lo vedono con i loro occhi, vedono che Daniela Rinaldi di Uomini e Donne viene arrestata con 11 grammi di cocaina e viene rilasciata per uso personale con 11 grammi di Il cocaina. bilancino del nonno, E il credo che. bilancino, no, il bilancino serviva per misurare le medicine del padre che è scomparso recentemente. Vedono Marrazzo che è stato reintegrato alla RAI senza nemmeno un narcotest dopo l'episodio ormai famoso e legato poi a tutto un sottobosco di malavita terribile con tutti i delitti che sono collegati a quel caso. Vedono Zaccai che viene rimandato in carcere con trattamento sanitario obbligatorio senza uno straccio di narcotest. Per non parlare di Lapoecan, che comunque è Certo. di famiglia, perché noi abbiamo visto le ragazze, abbiamo sentito, poi nessuno l'ha mai scritto, però penso che faccia parte proprio della cultura italiana diffusa sapere che Magnanelli era un cocainomane. Siamo cresciuti con questo messaggio che passa sotto traccia, che è un messaggio in cui se hai soldi ed hai potere, se ti droghi come accidente ti pare, e comunque la scampi sempre. Se sei un poveraccio cittadino comune con 11 grammi di cocaina, se te hai un, io voglio veramente vedere se io ho un bilancino in casa e 11 grammi di cocaina e gli racconto ai carabinieri che vengono che il bilancino è per il mio povero babbo morto da poco, io voglio, i ceffoni che ne prendo lo sanno soltanto i ragazzi, perché i ragazzi lo sanno ed è questo il messaggio che passa loro. Ed è questo secondo me l'aspetto più tremendo, non è tanto il paternalismo, sì, anche quello sicuramente, la mala informazione. Però io penso che il messaggio peggiore poi sia quello di questa ipocrisia terribile e di classe, veramente di classe. Ecco, infatti lo soggiunge proprio questo la Lafayette in chat, parla di giustizia classista. Una considerazione molto intelligente che fa Antonio Borrelli, ha fatto alle 11.37 Antonio Borrelli, è questa. Ieri sera a Roma sono stati arrestati due cinquantenni che coltivavano marijuana sul terrazzo condominiale. Pensate un po', sul terrazzo condominiale. In casa avevano 400 grammi di erba e 150 grammi di cocaina. Mio figlio Wow! ventenne mi dice che la distribuzione organizzata propone erba e cocaina insieme anche allo strozzinaggio. La situazione è gravissima. La chimica pura avanza, occorre ricominciare a fondo la lotta antiproibizionista. Naturalmente il narcotraffico è legato al traffico d'armi, è legato al traffico di esseri umani, è legato alla prostituzione, è legato alla schiavitù, all'induzione schiavitù. Tutta bella roba che campa proprio grazie alle leggi che vengono sempre proposte per risolvere situazioni di emergenza, in realtà poi le creano le situazioni di emergenza. Certo. Ok, in chat continuano le considerazioni, si è aperto un minimo dibattito tra la Lafayette, Chiosa e Gianni. Io vorrei chiedervi questo, secondo voi, cioè è molto facile così parlare di antiproibizionismo così come massimo sistema, ma il primo passo da fare, considerando sic stantibus rebus, cioè lo stato col quale ci interfacciamo, quale dovrebbe essere secondo voi il primo passo? Politiche di riduzione del danno? Legalizzazione della cannabis? Quali i primi passi secondo voi? Guarda, i segnali mondiali dei maggiori esperti indicano tutti che il primo passo appunto è la legalizzazione della cannabis. Perché
Un esperimento è stato tentato in Portogallo da circa 10 anni e lì il consumo, ma non soltanto di cannabis, anche di altre sostanze, il consumo non solo è punito soltanto amministrativamente con una multa, se è consumo, se è tossicodipendenza, chiaramente c'è l'addio a una commissione di psicologi e comunque di sanitari, non di carabinieri. E questo esperimento in Portogallo, a distanza di 10 anni, quindi a distanza di un bel numero di anni, ha portato a una diminuzione del consumo, a una diminuzione delle morti per droga, a una diminuzione della criminalità legata alla droga. E quindi io penso che i segnali che vengono dall'America, dal Sud America, un po' da tutto il mondo, indicano che comunque viene riconosciuto anche da autorevoli personaggi delle forze dell'ordine, del governo, ex presidente, ex capi di Stato, indicano proprio che il primo passo potrebbe essere intanto la legalizzazione e la depenalizzazione del consumo della marijuana e anche della coltivazione. E secondo me un altro punto molto importante in Italia, forse per l'Italia, è il fatto di trovare il modo di organizzare e conoscere le forze antiproibizioniste in campo, quindi c'è l'antiproibizionismo radicale, bisogna trovare il modo di intercettare chi è antiproibizionista e magari non lo sente, ma non ha gli strumenti legislativi, le idee d'azione, i numeri Che per si poter limita a fare fare. disobbedienza in civile. Esatto, perché quanti sono i consumatori in Italia, per esempio, di cannabis? Di 4 fatto milioni. fanno una disobbedienza in civile, in effetti. E quindi trovare tutte le modalità possibili per mettere in contatto in rete queste persone che hanno questa urgenza, Certo. insomma, questo forse prima ancora è la priorità in Sì. qualche modo, in modo molto pratico, dico, Una delle però. più grosse difficoltà che si hanno in questo caso, perché chiaramente questo è un discorso che abbiamo fatto molte volte con gli amici antiproibizionisti, radicali e non radicali, se tutti i 4 milioni di consumatori di cannabis uscissero tutti insieme in piazza, accendendosi una canna, anche dichiarandolo prima, il problema sarebbe risolto alla radice, perché non ci sono né poliziotti né prigioni sufficienti per punirci su quello che è un nostro uso personale perfettamente legittimo. Il problema è la vergogna che accompagna l'uso. Purtroppo, appunto, sono cresciuto in un'epoca in cui vergogna non ce n'era perché semplicemente non si sapeva nemmeno di che si parlasse proprio, però adesso a tutto questo si lega una vergogna per cui la gente si vergogna, i genitori fumano e ascoltano i figli fumano e Nei figli ascoltano i genitori. Io genitori. conosco famiglie di miei amici dove appunto i genitori fumano e ascoltano i figli fumano e si fuma di Certo. nascosto alle mogli, si fuma di nascosto ai capi uffici, si vive comunque questo semplice uso ludico, come potrebbe essere bersi Certo. un bicchiere di vino. Si vive come una cosa di cui vergognarsi, un tremendo segreto vergognoso, e comunque se uno fa outing, come io spesso ho fatto nel mio consumo di cannabis, si viene guardati sempre con quella puntina di disapprovazione Certo. in tutti gli ambienti, si viene guardato con quella puntina di disapprovazione e di stigmatizzazione, e ogni volta che te magari, come capita a tutti, dici una sciocchezza, dici è perché si fa le canne. Se devi perdere un appuntamento di 10 minuti è perché ti fai le canne. Cioè, c'è proprio Però una lì secondo me si demonizzazione. collega alla massa critica, all'esigenza di una massa critica, no? Essere in più persone possibili che si uniscono, fanno cose insieme, dall'informazione all'iniziativa. E Chiosa dice intercettare anche i proibizionisti. La malafede o Certo. la buona fede non emergono se non dall'interlocuzione. Io quando dico Certo. intercettare gli antiproibizionisti lo dico alla radicale, nel senso che noi come radicali dobbiamo trovare un modo di farci squadra con quanti più antiproibizionisti È un po' possibili. il concetto del coordinamento radicale antiproibizionista, del Assolutamente, CORA, come è la infatti. tecnica radicale sulla maggior parte delle iniziative, come dovrebbe essere. Quindi, insomma, da una parte c'è il fatto di politicamente per i radicali creare una massa antiproibizionista. E chiaramente ogni singolo individuo di questa massa, mi viene da dire, intercetta i suoi proibizionisti, perché al di là della politica, dei legislatori, eccetera, c'è anche tutto un dialogo che tu fai sul tuo modo di risolvere le problematiche, eccetera, che è dialogo continuo con anche chi la Eh pensa certo, che diversamente da azione te. politica, Cioè, la mia mamma azione era politica. Brava, proibizionista, adesso è un po' meno proibizionista, quindi è un brava, brava. piccolo risultato. Cominciamo a convincere le mamme, secondo Ho me visto, sì, ho capito. qualcosa può cambiare, insomma. Non è facile, appunto, questo discorso della rottura del muro della vergogna del proprio comportamento, no? Come se uno è ormai talmente demonizzata, specialmente l'uso di cannabis, devo dire, in questo caso, perché, ripeto, è l'unica sostanza che non dà assuefazione, non dà dipendenza, non porta alla morte di nessuno, però è talmente demonizzata che siamo arrivati appunto alle derive proibizioniste delle difficoltà di accesso ai farmaci da parte dei malati, dell'assoluta violazione della persona fisica che sono i test antidroga,
Per cui io se vado nel pieno delle regole a 52 con la cintura legata, nelle Certo. piene piene regole, un vigile urbano addirittura può fermarmi e cacciarmi le mani in bocca per farmi un test antidroga, il che mi sembra veramente una deriva totale, anche se sembra una scemenza, però da un punto di vista teorico è veramente Certo. Tra l'altro, secondo me, un altro aspetto che volevo sottolineare anche per chi ci ascolta è il fatto che poi uno può essere antiproibizionista e non consumare sostanze. Cioè, non è che Ah, solo. Cioè, certo. chiaramente chi consuma ha in un certo senso anche una responsabilità del cambiare, cioè, anche per esempio ha una voglia da una parte, una responsabilità Beh, guarda, magari maggiore, però anche chi non consuma può io tranquillamente essere sinceramente uno antiproibizionista. dei miei argomenti, delle mie passioni appunto politiche, oltre all'antiproibizionismo, sono appunto le mutilazioni genitali femminili, e sinceramente non l'ho mai avuta, né l'ho mai fatta, ciò nonostante è veramente una cosa che mi appassiona, e penso a Marco Pannella, che non è assolutamente un cannabinolante, Per quanto tutti eppure per vogliano. quanto tutti pensano che lo sia, invece penso che l'unica canna che si è accesa è quella Quella del del 75. '75. E ciò nonostante sono decenni che porta avanti pervicacemente questa battaglia e questa lotta in nome di tutti quelli che invece la usano. Una considerazione che proviene sempre da Antonio Borrelli, che è questa: ma non è il consumo che va legalizzato e attenzionato, ma la produzione sulla quale va fatta la disobbedienza civile con autodenuncia di gruppo. Che ne pensate? Che la difficoltà enorme di questo discorso è che la coltivazione in Italia al momento comporta una pena dai 6 ai 20 anni. Cioè, quando io ho fatto disobbedienza civile, per cessione gratuita di cannabis, io rischiavo massimo di 2 anni, tra l'altro io avevo la condizionale, per cui tutto sommato non rischio perché non fa piacere a nessuno, io mi ritrovo addosso con un precedente di spaccio, perché a un poliziotto che mi ferma non risulta che io ho un precedente per disobbedienza civile, dal suo database risulta che io ho dei precedenti per spaccio, però comunque era una cosa, diciamo, non limitata assolutamente, però fattibile. Ora, dai 6 ai 20 anni di carcere, la disobbedienza di gruppo, io voglio vedere, a parte qualche pazzo tipo me, che sto cercando pervicacemente e continuamente di portare avanti appunto questo discorso della disobbedienza civile sulla coltivazione, io penso che ci troviamo veramente in pochi ad avere il coraggio di rischiare una simile pena. Dai 6 ai 20 anni sono tanti, ragazzi, eh. Tra l'altro questo può andare a fare riflettere, però magari ne parleremo un'altra volta della differenza anche di atteggiamento di militanza dei radicali, come si è trasformata nel corso del tempo l'azione Certo. radicale. Lo dico senza dire ai vecchi tempi era così adesso, però la società è cambiata e io non so, io stessa io non so se mi metterei a fare la disobbedienza civile. Ho una segnalazione alle forze dell'ordine, ma era disobbedienza in civile, insomma, Bella fatto il questa recente. cosa, disobbedienza in civile. Un'altra cosa. Sì, Allora, un'altra. l'ultima domanda che proviene da Elio è: perché l'alcol in Italia è legalizzato mentre hashish e marijuana no? Visto che, se vogliamo dirla tutta, il primo è sicuramente più dannoso. Un foglio di stato addirittura, altro che legalizzato. Io mi ricordo che la Poretti, rosa nel pugno però Certo. forse, aveva fatto infatti una proposta di legge speculare, Paradossale. cioè una era legalizzare la cannabis, eccetera, e l'altra era proibire tutto quello che ha vagamente una Certo. psicoattivazione. E beh, uno è perché comunque forse è l'ultimo barlume di razionalità il fatto che l'alcol sia ancora legale, mi viene, cioè vedendolo in modo ottimistico, dico per Sì, fortuna è ancora legale, vuol dire che una anche leggera perché euforia è ancora consentita. aumenterebbe il consumo se fosse illegale, e aumenterebbe anche la tossicità perché non sarebbe più controllato. Io volevo aggiungere una cosa sulla disobbedienza civile, però. L'isolamento civile penso che sia fondamentale riprenderla, però è molto importante riuscire a elaborare strategie per le quali poi questa disobbedienza civile, oltre a risultare nella giurisprudenza, risulti anche nell'informazione. Perché Certo. purtroppo tutta la meravigliosa, per me veramente fantastica storia dei processi di Rita Bernardini per disobbedienza civile, 30 processi, ha prodotto giurisprudenza importantissima, purtroppo però è uscita solamente o quasi solamente a livello locale, ogni volta che veniva fatta sui giornali locali. Bisognerebbe riuscire in qualche modo, io immagino organizzando disobbedienze civili contemporanee in varie città italiane e unendole anche a manifestazioni di piazza insieme a forze antiproibizioniste anche non radicali e magari anche a interrogazioni parlamentari o disegni di legge, riuscire a creare una sinergia che possa far sì che siano obbligati a farci uscire sui giornali, che la cosa possa essere recepita anche a livello proprio della popolazione. Perché purtroppo il problema della disobbedienza civile è anche che rimane chiusa
da pochissime persone, cioè di noi. Noi sappiamo tutti dei processi di vita e dei nostri 64 disobbedienti Vogliamo civili. dirla tutta, Claudia, scusa se ti... Ah, Scusa. dall'altro hanno anche Sì. perso l'elettorato passivo, tra parentesi. Dimmi. Certo. No, vogliamo dirla tutta e poi concludiamo qui per oggi. Veramente complimenti, molto molto interessante la trasmissione e voglio ricordare a chi ci ha seguiti o chi non ha avuto la possibilità di seguirci che sarà disponibile in modalità on demand sul sito tvradicale.it tutto il palinsesto anche di oggi, come quello del 18 giugno scorso, sul nostro sito tvradicale.it. Visto che parlavamo proprio dell'iniziativa politica radicale antiproibizionista e delle eroiche azioni di Rita Bernardini, no? Con l'autodenuncia, la disobbedienza, eccetera. Ma la domanda che vi faccio, ma l'antiproibizionismo a sinistra che fine ha fatto? Arrivo dalla mia risposta. Allora, da una parte è scomparso nella sinistra partitica, secondo me, almeno io non ne sento parlare. Poi devo dire che col sistema di informazione che c'è, magari questi poveretti fanno anche delle cose e noi non lo sappiamo. Questo non lo so. Quindi do questo beneficio alla variabile regime informativo. E, secondo me un altro dei problemi, così a occhio e croce, è il fatto del non essere magari più capaci di andare oltre, non per i radicali ma per gli altri, di andare oltre alle altre idee, ideologie che ci sono dietro ai partiti. Nel senso che secondo me bisognerebbe trovare un modo di fare dei movimenti, che è l'idea radicale, trasversali, transpartitici, mentre invece c'è sempre un ai radicali, no? Perché sto parlando di antiproibizionismo e tu mi vieni a parlare dell'articolo 18. Ora, stiamo parlando di antiproibizionismo, facciamo le cose sull'antiproibizionismo, mentre invece c'è una tendenza ad avere paura di contaminarsi un po' tra movimenti e realtà. Questa è un po' la Sì, mia io con le posizione. forze istituzionali di sinistra sono meno tenera di Virginia, perché ho aspettato per decenni che venisse il governo di centro-sinistra convinta che avrebbe cambiato radicalmente la legislazione sulle droghe e già molti anni fa ho avuto delle grandi delusioni perché assolutamente non è stato cambiato nulla e quindi da questo punto di vista penso che proprio le forze istituzionali non si sono mosse in nessun modo né prima né dopo né durante e proprio non hanno fatto assolutamente niente. Per quello che riguarda invece i movimenti, diciamo, cosiddetti extraparlamentari che si chiamavano tempo, io sto cercando la collaborazione con loro come associazione aderita alla Emilio Mariana March, ho cercato il dialogo con gli organizzatori e devo dire che sono riuscita anche comunque a intraprenderlo e penso che sia molto importante riuscire a collegarsi con loro. Riuscire a trovare appunto questo metodo, che è quello delle battaglie comuni, anche se poi non siamo d'accordo su altre cose, o magari loro si immaginano anche che noi non siamo Tra d'accordo, perché spesso non sanno nemmeno esattamente cos'è che pensiamo e cos'è che facciamo. E riuscire a unirsi su un obiettivo comune anche con forze che non. Ci sono anche nella destra delle spinte l'altro, antiproibizioniste, c'è infatti. tutto il settore liberale che comunque è antiproibizionista, magari per altri motivi, però sarebbe perfettamente d'accordo su delle leggi maggiormente antiproibizioniste. E tra l'altro, vabbè, detto questo, Rob, sono d'accordo con qualche segnalazione che sta facendo anche Antonio in chat. Poi, concetto di destra e sinistra, secondo me, dobbiamo noi per primi imparare a sganciarcene un po', perché siamo, cioè, non ti puoi sbagliato, però, nel senso che secondo me il rischio di cadere nello schema destra-sinistra è uno dei motivi per cui poi in questo paese non cambia niente, No, no, perché. infatti noi abbiamo sempre detto né con questa destra né con questa sinistra, ma aggiungo io con questa destra e con questa sinistra quando si tratta di fare delle battaglie su degli obiettivi comuni. Beh, Non però, parlare. vabbè, è anche vero, adesso non è che Posso esiste il verbo fare radicale, se c'è qualcuno che usa la terminologia classica e per questo si punta l'indice. È una semplificazione quella destra e sinistra. Evidentemente l'analisi radicale considera l'ammasso partitocratico come un tutt'uno, quindi evidentemente chi per omissione, chi per commissione, chi. Quanto siete belle così, siete fantastiche, siete fantastiche. Chi per commissione, chi per fatto commissivo, chi per fatto omissivo sono complici del disastro che il proibizionismo sta ingenerando nella società italiana. Comunque anch'io condivido la considerazione di Antonio Borrelli. Ragazzi, è stata veramente una bellissima puntata. Sicuramente se sarete ancora così gentili e così disponibili, la ripeteremo anche domenica prossima quando vorrete. Perché sono 11 a mezzogiorno, Mettiamo già come appuntamento il palinsesto, va bene? più gente entra, più bestie ci sono. Grazie.
Ciao ragazze, salutiamo Virginia Fiume, salutiamo Claudia Sterzi che sono state veramente disponibilissime con noi e ci prepariamo al prossimo collegamento, il prossimo collegamento che sarà con Liliana Chiaramello, che è la segretaria di Radicali Perugia. La